calcolando comunque valori come CO2, temperatura esterna con un'estensione di H22. Adesso stiamo prendendo in considerazione di installare un sensore di temperatura e umidità di 3,15, diciamo, del genere, un po' più preciso. Il microfono a bordo, il sensore di ozono, l'NTC, abbiamo più sensori di temperatura, un NTC e un DS18, questo per avere sia una stima con il VHT, la temperatura esterna, ma anche per vedere all'interno della centralina qual è la temperatura e se i sensori stanno lavorando a temperature più o meno di lavoro, perché comunque sono sensori che hanno bisogno di un preriscaldamento, comunque sono sensori al silicio che lavorano con la loro fisica. Quindi abbiamo poi magari l'acceleromero e poi tutta la stringa MACPRMC. Qui viene data in pasto al nostro centro di controllo, che non fa altro che storicizzare il tutto e graficare su mappa. E quindi il cittadino in tempo reale può vedere la qualità dell'aria che sta respirando, magari vede se c'è sta arrivando, e come ci stiamo dirigendo anche quello che è anche l'open data, quindi dare la possibilità a chiunque di scaricare i dati in modo grezzo per poi poterli elaborare. Quindi magari immagino un istituto di ricerca, qualcuno che ha voglia di rielaborare i dati. Io per questa sessione avrei finito, se ci sono altre domande. Una curiosità più che altro, perché è stato scelto di demandare tutto il lavoro di mediazione dei dati a un altro controllore e non si è usato direttamente Arduino? Allora, come dicevo prima, si è pensato, partendo dal presupposto che non la scheda è stata, c'è stato tutto uno studio a mondo di questa scheda e di questa configurazione fatta dall'Indimet di Firenze. Io comunque lavoro all'ISACOM di Napoli e stiamo installando questo prodotto, diciamo così, del CNR sulle nostre gli automezzi pubblici. A monte, da ciò che mi stavo detto, era, come già ho anticipato al signore, era quello di introdurre il meno variabili e incognite possibile ad Arduino. L'Arduino non doveva fare altro che interrogare il sensore sopra e legare le informazioni dell'RTC o il GPS e inviarle al modem GPRS. Questo perché, proprio come dicevo prima, dare in pasto comunque ad Arduino una mole computazionale un po' elevata, poi si tratta di fare medie sui sensori, medie dinamiche, e comunque lavori un po' esosti per quello che è il controllore Arduino, stiamo parlando di una versione 8 MHz. Almeno quindi la 16 che è su Arduino 1, si è pensato di demandare il tutto al DIC superstar, anche perché in questo modo possiamo anche ipotizzare questo shield anche in altre configurazioni. Lo shield superiore può coesistere anche da solo, non c'è bisogno strettamente dell'Arduino solo. Infatti c'è una versione di questo shield che può vivere, può coesistere da solo, magari con un solo cavo FTTI, darlo a un PC e salvare tutto sulla 2.5, sulla seriale. Però ovviamente mettere questo shield, pensare questo shield come qualcosa che vive assieme ad Arduino, dà quella marcia in più a questa nostra idea. Prodotti italiani, prodotti fatti in Italia, costi iniziali italiani, comunque da menti italiane, da programmatori come me che fanno un film. Dà un qualcosa in più e può dare, pure lei voglia dire, magari fare tutto ad Arduino, però dicevo, si introducono delle variabili che sono abbastanza importanti quando si parla di un dispositivo in movimento.